Buon lunedì, anche se questo non è il solito lunedì, perché questa è una serata spettacolare. Io ve l'avevo annunciato qualche giorno fa. Ciao! Eccoti! Piacere, Diana! Sara. Ciao! Sono Diana, la ragazza dell'annuncio per il posto letto. Ma quale annuncio? Dai, l'annuncio per l'appartamento in condivisione. Ma sei nel posto sbagliato, questo è Cinepop, non è un appartamento. Io poi, tra l'altro, tra qualche giorno me ne vado, quindi non ci vuoi stare. E dai, è tutto per me, anche perché insomma non è proprio enorme, sto posto. Ma no, che non è tutto per te, arriva una mia collega. Senti, Sara, ti prego, cerca di collaborare. Io vengo, sono venuta qui da Berlino con i miei due coinquilini che si devono sposare. Ho bisogno di un appartamento, anche io ho bisogno dei miei spazi, della mia privacy. Questo è molto carino, tra l'altro mi piace, bellissimo queste cassette. Anche, vabbè, se sono finte, ma comunque chi se ne frega. Bello proprio, ma questo è un letto? Mazza, un po' duretto, eh? Ma i bagni, quanti metri quadrati? Ma tu quanto paghi? Allora, facciamo così. Tu sei confusa. Dobbiamo parlare. Siediti. Ti faccio un tè. Che ne dici? Okay. Un tè, ok? Intanto voi vedetevi cosa mi consigli su puoi baciare lo sposo. E io vado a fare il tè. Dove ho messo le tazze? L'amore è una cosa meravigliosa, ma spesso è un generatore di stupidaggini. Amare significa non dover mai dire mi dispiace. E in qualche occasione si scontra con dei pregiudizi che sono duri a morire. Noi ci vogliamo bene e abbiamo deciso di sposarci. È quello che succede in Puoi baciare lo sposo. È uno scherzo. Dove un sindaco progressista fa conoscenza con il promesso sposo del figlio. Non eri tu che dicevi che questo è un paese che accoglie tutte le persone? Intendevo turisti, profughi. Se mio figlio venisse a casa e mi dicesse si sposa con un altro ragazzo, non mi creerebbe un problema. Ognuno fa quello che gli pare nella vita. È un film sull'amore, ma è anche un film sui diritti, che dovrebbe essere cosa naturale che abbiano tutti gli omosessuali che amano e che vogliono essere amati. È veramente un film che parla di una storia d'amore, poi che sia omosessuale passa veramente in secondo piano. Mi vuoi sposare? Consigliato a chi non sopporta i pregiudizi, chi predica bene e razzola male, chi pensa che il cinema deve far ridere e far riflettere. Pop. Comunque qua un divano ci sta, messo per così, dici? Sì, e anche un tavolino da caffè, secondo me. Ci sta tutto. Qua davanti? Sì, in vetro. Ma lo sai che ne ho visto uno bellissimo? No. Sì, in un negozietto in centro c'aveva il vetro, no, era tondo. Che un po'. Bello, non ci posso dire. Ma lo vedi quello che fai? Ma allora sei tu? Ma mi confondi? Ma non ci puoi vivere tu qui? Ma perché no? Senti, parlami del tuo film piuttosto, come si chiama? Ok, si chiama Puoi baciare lo sposo. Ovviamente non sono io che lo devo baciare, perché? Perché te lo spiego subito. Io sono la coinquilina di due ragazzi, Cristiano Caccamo e Salvatore Esposito, che fanno la parte di Antonio e Paolo. Noi viviamo a Berlino, però loro due si stanno per sposare e hanno deciso di farsi sposare da Diego Abbatantuono, che è il padre di uno dei due. E dobbiamo andare in Italia, io infatti li accompagno in Italia. Ah, tu li accompagni? Sì. Ah, ok. E Diego Abbatantuono è il sindaco di questo paese che sembrerebbe di larghe vedute, ma quando scopre che il figlio è gay non è così tollerante. Interessante. Vogliamo vederci un'altra clip? Sì, dai. Oh, Benedè, sono una pelle d'oca. Avete anche lo stesso odore. Oh, di nuovo la storia di tuo padre. È morto tuo padre. E che puzzo di morto io? No. Non di mio padre. E chi? Di mia madre. Scusami, puoi reggere un attimo questo? Ok, stai lì, non mollare che mi fai male. 2,75 metri, perfetto. Diana, che stai Grazie. Facendo? Senti, quanti metri quadrati mi hai detto che era? Ma non ci puoi venire a vivere qua, ancora. Senti, piuttosto, lo sai che mi è venuto in mente? Che il tuo film mi ricorda un'altra commedia sempre con Diego Abbatantuono. E c'è sempre un matrimonio di mezzo. Il testimone dello sposo, l'avete visto voi? Che lei non mi dà più retta. Tu l'hai visto? È con i disastri. 60 tutti proprio. 60 cosa?
60 metri quadrati, ci stanno tutti, sei perfetto. Ancora? Senti, Diana, io non so più come dirtelo. Allora, tra un po' salgono Francesco Castelnuovo e Gianni Canova. E quindi siamo in quattro. Non ci possiamo stare in quattro qua dentro, siamo stretti. Io... Castelnuovo e Canova? Sì. Sei proprio sicura? Certo. Perché l'ho vista al bar, quindi non mi sembra proprio che stiano arrivando, però vabbè. Ma no, ma quale bar? Ma non è vero, hanno detto che dovevano salire. Francesco vuole farmi vedere La La Land. Che è sta faccia? No, non ti piace sì, La La Land? Sì, devo dire La La Land, giuro, l'ho visto, mi è piaciuto L'hai visto? Sacco. Sì. Ok, invece Gianni Canova vuole farmi vedere Moonlight. L'hai visto Moonlight? No. No. Lo sai di che parla? Sì. No, stai mentendo. Ti giuro, è la sentita. Il dramma di un ragazzino con la madre tossicodipendente che scopre la sua omosessualità in un mondo che non la capisce, che... Vabbè, sta arrivando Gianni Canova e ce lo spiegherà molto meglio. Ma non è vero, stanno al bar. Ma a parte no, che qualcuno dei tuoi scagnozzi me l'ha pure detto che l'ha visti là e li sta seguendo, quindi mi sa che proprio, cioè, toppato. Ma quale bar? Ma non c'è un bar qua. Buongiorno. Buongiorno. Un caffè? A quest'ora un orzo, grazie. Io un caffè macchiato. Un tazza piccola, grazie. A distanza di un anno dalla sua uscita mi sorprende, in realtà non tanto, che la colonna sonora di La La Land sia ancora nelle orecchie persino dei più piccoli. L'altro giorno Gianni ho visto una bambina di 13 anni. 13 anni da padre, non sono più bambina. Hai ragione, è vero, so, una tredicenne che cantava ancora City of Star all'uscita dal cinema con la nonna. Non ho capito bene se anche la nonna cantasse. Più probabile. Più probabile. E, non so se sei d'accordo, secondo me i musical si dividono in musical con i piedi per terra e i musical con i piedi per aria, grazie. Solo tu fai queste capriole. E questo ai piedi? E questo ai piedi per aria, un po' come un americano a Parigi. Ora, e invece diversamente rispetto agli strabilianti piedi per terra di Cantando sotto la pioggia. E in questi piedi per aria, quello che va più per aria è il maschio, cioè il povero Ryan Gosling Sebastian, che fa di tutto per far capire il jazz a questa ragazza che non capisce il jazz e non capisce l'amore. Secondo me di storie in cui gli uomini inseguono le donne non se ne può più. Esatto, io l'anno scorso tifavo La La Land, ma ripensandoci, secondo me adesso abbiamo più bisogno di film che ci raccontano come si diventa grandi, perché in questo c***o di mondo dove nessuno mai diventa adulto, è allora Moonlight. E allora Moonlight, perché Moonlight è una storia su questo, oltre che essere una bellissima storia, lo dice il titolo, sulla luce della luna, perché la pelle dei neri alla luce della luna diventa blu. E questo è Wong Kar-wai. Puro. Ma non è puro Wong Kar-wai, è anche puro Carl Lewis. In che senso? A proposito di inseguitori, perché colui che interpreta Chiron da adulto era un ex centometrista e quindi bisogna correre, però bisogna anche stare fermi come fa lui. Gianni, ancora una volta, come diceva Humphrey Bogart alla fine di Casablanca, mi hai convinto. Ma non diceva proprio così. Vabbè, ma stai a guardare il capello, stai a guardare. Fine pop. Ma tu per chi tifi? Beh, Moonlight. Sì. Per il tema dei gay, ovviamente, ma soprattutto dopo la recensione che sì, mi hai fatto. So, pazzesco. Succede. Va bene, allora io faccio il tifo per La La Land. Che bello, brava. Vero? Senti, ma ti andrebbe di vederlo con me? Sì. Perché va in onda tra pochissimo, in anteprima assoluta, quindi potresti rimanere non a dormire, non a vivere, ma ci vediamo un film insieme. Ma il popcorn ce li hai? Sì. Perfetto. E poi quanto era bella la casa di Emma Stone e Ryan Gosling, stupenda, con quella tenda, con la luce verde tipo vertigo. O vertigo. Ah, scusa, volevo fare un accento. Sempre esagerare tu. Oggi abbiamo parlato di Puoi baciare lo sposo, La La Land, Moonlight, Il testimone dello sposo. Cinepop. Mi piacciono le mie unghie. Sono troppo belle, gel? Sì. È pazzesco. Vero? Sì, perché è naturale, mi piace. Tu molto. Che ti sei fatta? Il semipermanente. No, ma fa male il semipermanente. Davvero? Sì. Fa più male il gel, ma è stai a dire. No, perché il semipermanente... No, è il gel che ti... Sei capocciona, no? Ma te... Ma...